Corrado, la nostra squadra, abbiamo presentato i nostri cittadini, i nostri cittadini. Condividete, che stiamo dando il massimo. Abbiamo presentato il nostro progetto di lavoro nel municipio, il nostro progetto di lavoro al comune. I nostri amici ci sono venuti a trovare dal Parlamento, dalla Regione, dall'Europarlamento, e da Montecitorio ci è venuto a trovare Alessandro Di Battista. Ale, vai. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui di domenica mattina. Quanto tempo abbiamo prima che inizi la partita della Roma? Quanta autonomia ci avete? Prima cosa, mostrare un attimo la differenza. Queste sono le tangenti che ricevo quotidianamente. Questa è una confettura di prugne. Grazie comunque. Ieri una signora a Bologna mi dà un santino con la Vergine, con la Madonna, dicendo: questa ti serve in Parlamento. No, è incredibile, ma è così. Quando io vado in Parlamento mia madre mi dice: stai attento a chi. Allora, ieri mattina io ho fatto colazione a Bolzano con Luigi Di Maio alle 7, prendendo un pezzetto di strudel. Poi tre agorà in Emilia Romagna, a Cattolica, a Cesenatico, a Bologna. Non stiamo mollando mai. Guardate la differenza. Scendiamo in piazza, non c'è mai un poliziotto, non c'è un carabiniere. Anche perché qui i carabinieri sono molto molto impegnati a scoprire il marcio che c'è all'interno del Partito Democratico, perché Partito Democratico l'hanno fatta i carabinieri, non l'ha fatta il Partito Democratico, l'hanno fatta i carabinieri. Questo è un quartiere dove la sinistra ci avrà preso per il culo da 30 anni, in questo quartiere. E facevano accordi con Buzzi di Mafia Capitale, con Carminati. Questa è la differenza enorme tra noi e gli altri. Noi ci autofinanziamo, non prendiamo una lira pubblica, guardate i nostri mezzi, siamo sempre in piazza. Per me non è che io oggi sto in piazza qui perché si vota a Roma. Chi mi conosce sa che per me non cambia nulla. Tutti i sabati e domenica stiamo in giro per l'Italia, perché non vogliamo lasciare l'Italia a questi cialtroni, a questi lobbisti, a queste persone che hanno raso al suolo il paese, a cominciare da Roma. Ma il giorno dopo le elezioni gli esponenti del Movimento 5 Stelle saranno in piazza, ugualmente come prima, il giorno dopo le elezioni, quando nessuno vi chiederà il voto. Io qui non vi chiedo il voto, non vi chiederemo mai il voto, vi chiediamo di darci una mano, perché il sistema è talmente incancrenito, e ve lo dico dall'interno, che oggi facciamo il mazzo tutti quanti con la controinformazione, con la partecipazione, con l'interesse alla politica, oppure non ce la fa neanche un gruppo parlamentare estremamente giovane, estremamente intransigente e duro come il nostro all'interno delle istituzioni. Metteteveli in testa che o si cambia tutti quanti assieme o non ce se la fa, perché questa è una città in mano a palazzinari, a lobbisti del cemento, a lobbisti dei rifiuti, a Buzzi di Mafia Capitale, a coloro che hanno regolarmente finanziato le campagne elettorali di tutti i partiti da destra a sinistra, perché Cerroni finanziava contemporaneamente la destra e la sinistra, come Riva dell'Ilva che finanziava contemporaneamente Berlusconi e Bersani. E a questa gente non gli importa chi vince, l'essenziale è che chi vince poi si ricorda del finanziamento che ha ricevuto. Il problema è sempre un problema legato ai soldi, Rolando. Grandissimo. Mi abbottono, se no Repubblica manda solo il bottone sbottonato. Ora, siamo forti. Sono tre anni che riceviamo letame di ogni tipo dal sistema mediatico. Io le dico ai signori qui, alle persone che si informano maggiormente, magari in televisione, noi in televisione ci andiamo, per carità, ci stiamo andando. Abbiamo imparato, parliamo di temi, provano ad interromperci in ogni istante. Le loro spesso non sono interviste, ma sono interrogatori. Però capiamo sempre che c'è un sistema mediatico che chiaramente contrasta il Movimento 5 Stelle, ma ne hanno anche ragione, perché quando governerà questo paese il Movimento 5 Stelle, dalla Rai cacceremo tutti i partiti. Mediaset, avvicinatevi laggiù, voi scettici al di là della strada. Mediaset,
pagherà le tasse come qualsiasi emittente mondiale e ai giornali non daremo un euro di contributo. Se riescono a vendere con il loro lavoro venderanno, altrimenti cambieranno mestiere. Ora i giornali da qui alle elezioni alzeranno il tiro, ci infangheranno maggiormente perché non possono permettersi che il Movimento 5 Stelle possa vincere qui a Roma e banalmente guardare i bilanci, perché oggi non sappiamo esattamente quel che c'è scritto all'interno dei bilanci, non sappiamo quanti derivati si sono comprati con i soldi dei romani. E oggi voglio parlarvi un po' di banche. Perché con i soldi delle tasse dei cittadini, la politica, ma in tutta Italia e a Roma, ha comprato i derivati. Spesso si legge, si ascolta questa parola, derivati. Che sono i derivati? Sono delle scommesse sulle scommesse. Cioè i governi magari mettono sul mercato dei titoli pubblici, non si sa se andranno bene o male, per cui si comprano degli altri titoli che scommettono sugli esiti dei titoli pubblici. Questi si chiamano derivati, scommesse sulle scommesse, pagati con i soldi dei cittadini. 9 volte su 10 le scommesse vanno male. Perché? Perché le vendono quelle stesse banche di affari che sono molto legate ai ministri dell'economia e delle finanze. Cioè in questo paese scopriamo che tutti i ministri dell'economia che si sono succeduti avevano dei legami strettissimi con quelle banche d'affari che vendono i derivati, e ogni anno l'Italia paga 5 miliardi di euro per derivati acquistati e andati male, cioè per scommesse fatte male non con i soldi loro ma con i soldi dei cittadini italiani, anche dei cittadini romani, perché in quei 14, 15 o 16 miliardi di euro di debiti che ha questo comune, solo il comune di Roma ha lo stesso debito, cioè lo stesso quantità di soldi, il debito che servirebbe al Movimento 5 Stelle per finanziare la manovra economica che si chiama reddito di cittadinanza per tutta l'Italia. E questo è il debito del comune di Roma. Verificheremo quanti derivati ci staranno lì dentro, verificheremo chi le ha fatte queste scommesse, e con il Movimento 5 Stelle a Roma i debiti non li pagano i romani, li pagano coloro che li hanno fatti, i palazzinari che non hanno pagato mai nulla, li paga il Partito Democratico che parla di legalità e neanche paga la propria sede. Ma vi sembra normale che un partito di governo che si è intascato centinaia di milioni di euro di soldi nostri con il rimborso elettorale, santo Dio, centinaia di milioni di euro, sono spariti 2,3 miliardi di euro dal 94 ad oggi intascati dai partiti, vi pare normale che a Roma non paghi una sede 170 mila euro in via dei Giubbonari? Questo è l'esempio enorme. Noi non abbiamo sedi, il Movimento 5 Stelle non ha sedi, stiamo sempre in piazza, e non oggi che c'è la campagna elettorale, non oggi, stiamo sempre in piazza, ci finanziamo andando in pizzeria. Domani sera, quando c'è? Domani sera, dove? Domani in una pizzeria a Sette Camini faremo da... Come? Si chiama... Mi ha detto un sì capito, pensavo che dovevo ripetere. Si chiama così, sì capito. Mazza mio bello, sì capito adesso. Allora, la pizzeria si chiama Sì Capito, giusto? Bel nome, no? Provo a essere... Domani ci finanziamo così, venite, vi mangiate una pizza, quanto costa? 15 euro? 20? 20 euro, scusate. E 5, 6, 7, non lo so, vanno al Movimento 5 Stelle. Ma così ci finanziamo, abbiamo un unico lobbista, il popolo romano, no? E questa è la logica nuova del Movimento 5 Stelle. E la campagna elettorale la finanzieremo interamente con queste micro donazioni. Io sono 3 anni che assisto alle manovre finanziarie, alle leggi finanziarie, fuori dalla commissione finanze c'è il popolo di lobbisti, cioè persone mandate appunto dalle lobby che hanno finanziato le campagne elettorali dei politici e che chiedono in cambio gli emendamenti. La stessa cosa che è successa con l'emendamento famoso Tempa Rossa, che ha favorito il fidanzato del ministro Guidi per quanto riguarda appunto dei favori legati ai petrolieri. Si è intascato appalti da 2,5 milioni di euro il fidanzato del ministro dello sviluppo economico, che evidentemente si occupava di sviluppo economico familiare del proprio fidanzato. E questa è questo il dramma di questa Repubblica, lo dobbiamo capire, lo dovete diffondere anche in questo quartiere, dovunque, convincendo casa per casa, veramente parlando con gli amici, i parenti. Occorre far capire alle persone che è tutto legato ai soldi. Io lo dico sempre, Falcone diceva:
segui i soldi e troverete la mafia. Io dico, verifichiamo da chi prendono i soldi, anche legalmente, questi politici, e capiremo la politica che faranno. Perché nel momento in cui Banca Etruria finanzia la Leopoldo, le convention renziane, è normale che Renzi vi darà qualcosa in cambio, tanto sta lui nel governo. La stessa banca è riconducibile al padre del ministro Boschi, che fa parte del governo. È questo, in quale altro paese al mondo non si sarebbero dimessi i ministri per degli scandali così osceni legati al conflitto di interessi? Ora il movimento è questo, e sono 3 anni che cresciamo, e la crescita, guardate, ce la stiamo sudando piazza dopo piazza. Veramente io ne so qualcosa, io sto dando l'anima, cioè sto dando il massimo. Il massimo, così come tutti quanti. Piazza dopo piazza, parola dopo parola, voce dopo voce, proposte dopo proposte, opposizione dopo opposizione, perché ci opponiamo e perché è nata l'opposizione in quel Parlamento dopo 30 anni di osceno consociativismo, in cui facevano tutto di nascosto e poi in televisione facevano finta di litigare, perché io li vedo li far finta di litigare, dividersi su determinate tematiche, l'immigrazione, quando in questa città l'ok a Campi Nomadi gliel'ha data la Lega di Maroni, i quattrini gliel'ha dati Alemanno, e poi ora si parlano di questi temi, e dall'altra parte il Partito Democratico che con il sistema delle cooperative ci mangia anche sull'immigrazione, perché l'immigrazione clandestina è diventata quasi una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti, dato che giustamente i cittadini non gli danno più soldi ai partiti, loro trovano nuovi business. Uno di questi è il sistema delle cooperative che gestisce centri di accoglienza. È per questo che in Italia, per dare lo status di rifugiato o meno a un migrante, ci mettono 1 anno e mezzo, quando in Germania ci mettono 30 giorni. Perché un giorno in più che il migrante passa all'interno di un centro sono quattrini nostri, che ancora di più vanno a cooperative legate ai partiti e non al migrante. E questo è il circolo vergognoso, vizioso, appunto, legato all'immigrazione. E si dividono solo su questo tema, perché sul resto sono tutti uguali. Lega e SEL votano assieme per spartirsi il finanziamento pubblico con la legge Boccadutri. E io ci arrivo a questo, perché si voterà anche un referendum a ottobre. Io girerò ancora di più le piazze d'Italia, se veramente, con un megafono, una vespa se necessario, non mi frega, dovunque andrò, perché occorre votare contro quel referendum. Perché siamo presi in giro, ci dicono che il Senato è abolito, non viene abolito, il Senato diventa esclusivamente un dopolavoro di senatori provenienti dai consigli regionali, non eletti per fare i senatori, e che magicamente, trasferendosi dai consigli regionali al Senato della Repubblica, acquisiscono l'immunità parlamentare. E perché? Si scopre che i consigli regionali d'Italia sono l'ente più corrotto d'Italia, non so, 18 su 20 sotto indagine per peculato, significa prendere soldi, utilizzare soldi pubblici per scopi privati, per cui è evidente che i consiglieri comunali maggiormente, diciamo, imbarazzati da guai giudiziari, diventeranno senatori della Repubblica con l'immunità parlamentare. Altra cosa, ci dicono che Camera e Senato assieme l'iter legislativo è lento, è falso, la legge Fornero votata dalla Meloni, ricordatevi che la Meloni ha votato la legge Fornero, ricordatevelo, è passata in 19 giorni la legge Fornero tra Camera e Senato, quindi quando si tratta di metterla, di fregare i pensionati, l'iter legislativo è rapidissimo. La legge Boccadutri, qualche mese fa in Parlamento, per spartirsi i soldi di finanziamento pubblico ai partiti, tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle, è passato in 20 giorni tra Camera e Senato. E allora quando si devono spartire i quattrini nostri sono molto veloci. Poi quando si tratta di abolire le pensioni d'oro, di aumentare le pensioni minime, di fare il reddito di cittadinanza, di togliere l'IRAP alle piccole e medie imprese, di applicare una vera e propria legge anticorruzione che serve per mandare in galera i ladri, ti dicono che è colpa del leader legislativo, che è troppo lento il passaggio tra Camera e Senato. Sono falsi e ipocriti. Litigano in televisione, ma io li vedo quotidianamente brindare alla buvette, che è questo bar che si trova dentro la Camera. Brindano a prosecchino, tranquilli, destra e sinistra, tranne Colaninno, lo dico sempre, uno del PD che si prende il tè in acqua minerale Ferrarelli, Colaninno. Diffidate da coloro che si prendono il tè in acqua minerale, perché non sono persone del tutto. Colaninno lo fa veramente. Questa è la Repubblica del consociativismo, erano fidanzati di nascosto, poi è arrivato il Movimento 5 Stelle e li ha costretti a sposarsi alla luce del sole. Quando mai si sarebbe pensato che Alfano sarebbe diventato ministro dell'interno con gli ex comunisti, Alfano, o che Verdini diventasse padre costituente? Questo è un paese strano,
Io lo dico alle persone più lontano, agli scettici. Questo è un paese che se non paghi il canone rischi da 8 mesi a 4 anni di carcere, ma se ti chiami Verdini e viene condannato per corruzione, rischi che Renzi ti fa padre costituente e ti fa modificare la Costituzione. È vero o no? Ora il movimento produce, ha prodotto già qua, non si dicono, no, sono, prima erano, sono inesperti, vi ricordate, ma sono inesperti. Poi gli stessi che dicevano che eravamo inesperti, ogni giorno mi dicevano: Di Battista, candidati a sindaco di Roma, candidati a sindaco di Roma, ma saremmo stati come gli altri se uno di noi avesse mollato una poltrona per un'altra. E questo è il concetto. E abbiamo un candidato eccellente come Virginia Raggi. Verificate, valutate il programma. Io non vi dico di votare il movimento, vi dico di leggere il programma. Anche sulla mobilità, no? Ti prendono in giro, il discorso delle funivie. In tutto il mondo c'è questo sistema, appunto, di funivie leggere, molto più economiche, per far sì che si possa snellire il traffico. Ma comunque valutate il programma, verificate le parole dette e scritte e votate un programma. Fatto sta, eravamo gli inesperti e poi siamo quelli addirittura che dovevano vincere le elezioni. Anzi, che io mi devo appunto candidare. Eravamo quelli soltanto della protesta e oggi abbiamo sviluppato 4 manovre economiche. Io ve lo dico, 4 manovre economiche. Uno, il reddito di cittadinanza, che non è assistenzialismo. Non è tollerabile che ci sia un pensionato minimo che guadagni 440 euro e sia costretto a rovistare nella monnezza anche in quartieri come questo. Non è tollerabile. Non è tollerabile che uno studente esca dall'università e debba scappare dall'Italia per cercare lavoro in India. Non è tollerabile che un cinquantenne o sessantenne che perde il lavoro, l'unica decisione che gli rimane è scegliere quale psicofarmaco comprare, perché aumentano solo gli psicofarmaci in questo paese, non il lavoro. Con il reddito di cittadinanza si dà un reddito di dignità a tutti quanti, le coperture ci sono, i soldi ci sono, è che se li fottono, ma i soldi ci sono. Noi diamo un reddito di dignità, modifichiamo i centri per l'impiego presentano dei lavori alle persone che ricevono il sussidio, se rifiutano 3 proposte di lavoro perdono il sussidio e per i furbetti abbiamo creato un reato ad hoc, il reato di falsa dichiarazione appunto per ottenere il reddito di cittadinanza che è un reato penale, quindi con noi non puoi mentire se lavori in nero per prendere il sussidio. È una legge completa che c'è in tutto, come avrebbero fatto comodo a tutti quanti. Mi potrei comprare casa, io non ce l'ho a casa, sto in affitto, me la potrei comprare se mi tenessi i soldi che per legge mi spettano. Ma ho detto che ci saremmo tagliati lo stipendio e quello che viene detto in campagna elettorale per noi è legge, è un patto che non si può assolutamente modificare, è scritto con il sangue per noi. Quel che viene scritto in campagna elettorale. Abbiamo messo da parte oltre 15 milioni di euro con i nostri stipendi in attesa di una legge nazionale che consenta di tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari, a tutti i senatori, a tutti i consiglieri regionali, a tutti quanti, e con questi 15 milioni di euro abbiamo già sostenuto 1500 imprese, alcune anche in Italia. Io sono andato in una paninoteca giù a Basilica San Paolo, un ragazzo di 20 anni l'ha messa in piedi, gli serviva un finanziamento per ristrutturarla, nessuna banca glielo dava, gli abbiamo dato questo finanziamento tramite il microcredito e lui è riuscito a assumere un altro ragazzo di 20 anni di Roma che così non scappa e non se ne va da Roma. E abbiamo 2 posti di lavoro sostenuti con i soldi che vengono ai nostri stipendi. E ad oggi quel microcredito ha sostenuto 2500 imprese e diventerà una manovra economica nazionale, perché noi sosterremo non esclusivamente ma soprattutto la piccola e media impresa attraverso il sostegno per farli entrare nel mercato, attraverso il credito, perché queste banche non ti danno una lira se non ti chiami Renzi, Boschi o Verdini, o se non sei amico magari di qualche massone toscano, non ti danno una lira. Andateci con un contratto del Jobs Act a tutele crescenti dicendo: ma come, in TV dicono che è un contratto a tempo indeterminato, provate a chiedere un mutuo in banca, vediamo se ve lo danno. Hanno addirittura monetizzato il diritto al lavoro, era un diritto al lavoro costituzionale, l'hanno monetizzato. Io ti do il lavoro, ti faccio finta che il contratto è a tempo indeterminato, se poi il datore di lavoro ti vuole licenziare ti licenzia, ti darà un indennizzo e tu vai a casa. Questo è il Jobs Act, poi lo chiamano Jobs Act per non farci capire, perché le parole inglesi, no? È bello, Jobs Act, bail-in, i bellissimi nomi delle manovre renziane, buona scuola, sblocca Italia, sono come le istruzioni quando compriamo l'aspirapolveri, no? Bellissimo, grande, la puoi utilizzare, se non ti piace la restituisci il giorno dopo, nessun problema, poi piccolino c'è scritto, però se la restituisci devi pagare 3000 euro di multa.
Queste sono leggi renziane. Noi però guardiamo dentro fino all'ultimo contenuto e per quello abbiamo detto dei no importanti. Proprio perché non possiamo avallare un sistema che mente, che utilizza un titolo bellissimo, legge anticorruzione, ma che in realtà riduce ancora di più la possibilità che i colletti bianchi finiscano in galera, perché in questo paese finiscono in galera solo i poveri cristi, ma i colletti bianchi no. Il paese più corrotto d'Europa, con meno condannati per corruzione in carcere. Il movimento è questo, per quello anche siamo in piazza e contrastiamo anche un sistema mediatico pur andando in televisione. Televisione viene, credo, dal greco, io non ho fatto il classico, e significa vedere da lontano. Noi del Movimento 5 Stelle vediamo da vicino, prendiamo i decreti, studiamo fino all'ultima riga sapendo che nell'ultima parola si nasconde la fregatura e la scopriamo e facciamo controproposte. Terza manovra economica, il piano energetico nazionale. È possibile uscire dal carbone da qui al 2020 e risparmieremo morti, risparmieremo cancri, tumori e potremmo anche creare posti di lavoro, perché è investire nelle rinnovabili che crea posti di lavoro. Credetemi, è investire nelle rinnovabili. Questo paese può diventare l'Arabia Saudita del solare. E possiamo uscire dal petrolio entro il 2050, dalle fossili, e possiamo investire anche sull'efficientamento energetico per risparmiare, e si creano posti di lavoro se investi nell'efficientamento energetico, cioè la soluzione. E il delinquente che sa che non potrà utilizzare la prescrizione, ma che per forza si arriverà a sentenza, e magari sapendo di essere colpevole, sapendo che le prove contro di lui sono schiaccianti, sa che verrà condannato, evidentemente chiederà lui stesso il rito abbreviato per ottenere degli sconti di pena e per non pagare parcelle enormi agli avvocati, e così i tempi dei processi si stringono e diventano molto più brevi e i magistrati avranno tempo per perseguire altri reati. Questo si chiama circolo virtuoso e non circolo vizioso, e questa è una proposta del Movimento 5 Stelle sui pazienti che, si tratti in casa, hanno trovato i fasci di banconote dentro il congelatore, volevano congelare i beni evidentemente. Questa è la Repubblica Italiana e queste sono le proposte del pacchetto anticorruzione. L'agente provocatore, un agente altamente speciale che non muore mai, questi magnano come democristiani dalla vita. Non muore mai la democrazia cristiana. 11 mesi sono passati da Mafia Capitale, dalla seconda tranche. Solo che magari veniamo presi da tante cose e ce lo dimentichiamo. E sappiamo, 3 giugno, esatto, 3 giugno, e sappiamo che senza i politici corrotti che hanno favorito appunto la nascita della quinta organizzazione criminale in Italia, Mafia Capitale, non avrebbe avuto questa forza. Guardate che il Presidente del Consiglio, che per nascondere i guai giudiziari e i fallimenti economici, perché il Jobs Act non funziona, perché le sue manovre economiche non funzionano, perché al sud c'è disoccupazione, questa città dovrebbe... L'Italia era il paese più visitato al mondo durante gli anni di vacanze romane, negli anni 60, oggi siamo il quinto in Europa, ci batte la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia e che c'è? E la Germania, ci battono tutti e quattro, siamo i quinti, eppure nessuno vanta le bellezze che vantiamo noi. Prima dei romani gli etruschi, 7000 km di costa, siti dell'UNESCO, enogastronomia straordinaria, questa è l'Italia. O ce la riprendiamo tutti quanti assieme, iniziando anche dal municipio, da questi candidati che si stanno facendo il mazzo, loro lavorano da anni dentro il territorio. Magari con meno visibilità di noi, ma sono le battaglie che poi loro ci portano in Parlamento, perché anche loro hanno scoperto reati legati a Mafia Capitale fin dentro i municipi. Noi vi chiediamo una mano, io non vi ho chiesto in tutto ciò il voto, se ci fate caso, non ve lo chiederò il voto, non me ne frega niente, mi frega, pieni di orgoglio, essere sovrani dal punto di vista dell'informazione. Quante persone sono collegate? Poche, si è scollegato. Si è scollegato, com'è? Una connessione wireless, adesso è collegato. Adesso sì. Sta ripartendo. Nel senso, facciamo anche dei video in diretta e stiamo informando tante persone. Voi volete andare a vedere a Roma? Iniziamo? Iniziamo? Perché? Ah, ultima cosa, i rappresentanti di lista. Perché comunque controlliamo sempre i voti, tutti quanti, fino a e dare la propria grazia. Vi ringrazio, buona domenica. Buona domenica a tutti quanti, dateci una mano e se potete moltiplicateli. Ognuno conoscerà un metodo, quelli tradizionali funzionano benissimo. Moltiplicatevi, diffondete informazioni, comunicate, prendete qualcuno che vota per partito preso e che pensa che votando il PD vota ancora a partire Berlinguer, vota a partire Berlusconi votando il PD, santa pazienza, sono la stessa cosa. O qualcuno che vota la destra e dice ma io voto per la sicurezza, questi hanno governato e che cosa hanno fatto? Alemanno che ha fatto con la sicurezza? Si è messo in sicurezza, scegliere, votarlo.